su Facebook c'è la possibilità del ripescaggio. Faremo un video tra pochissimo dove chiederai agli amici di Facebook di mettere mi piace al tuo video, dove chiederai di essere ripescata. Chi prende più mi piace viene a Jesolo. Okay. Ciao a tutti, mi serve il vostro mi piace, la vostra partecipazione per essere ripescata in questa competizione a cui sto partecipando. Sto tentando di diventare il nuovo volto di Udinese TV, quindi votatemi e potrei essere ripescata per la finale di Jesolo del 27 luglio. Io mi chiamo Elena e nella vita studio giurisprudenza. Ho anche un piccolo lavoretto, lavoro come maschera di sala presso il Teatro Giovanni da Udine. Non faccio solo questo, coltivo altri interessi, altre passioni. Principalmente pratico molto sport. Seguo l'Udinese, che è la squadra della mia città, quindi sono tifosa. Seguo quindi all'interno di Udinese TV, non seguo solo le trasmissioni sportive, sono interessata un po' a tutti i programmi che vengono proposti da questa rete televisiva. Allora, Elena, benvenuta. Ho giocato a pallavolo, ho giocato a tennis, scio d'inverno, quindi lo sport è parte integrante della mia vita. E, a calcio come siamo? Il calcio, devo dire che essendo cresciuta con 5 cugini maschi, ho masticato abbastanza calcio, sì, più che le Barbie. La domenica le partite me le vedevo. Esperienze televisive no, non ne ho fatte, però mi piace l'ambiente, mi piace il mondo della televisione e in particolare seguo Udinese TV perché sono affezionata sia alla mia città che alla mia regione, quindi è un canale che seguo. Ho iniziato a seguirlo con mio fratello, che ha 19 anni, chiaramente segue il calcio e tutti gli sport, quindi a son di vedere lui che seguiva Udinese TV, ho iniziato a vederlo anch'io. Come ti vedi all'interno della nostra TV? Cioè, ti vedi una figura che magari può andare oltre la semplice lettura di messaggi? Non so se hai presente bene più o meno l'idea di quello che sì, vorremmo farti fare. Sì, ho presente, ho seguito anche le trasmissioni condotte dalla ragazza Giulia con l'altro conduttore. Allora, premesso appunto che, come vi ho detto, le basi le ho, credo di saper imparare presto. Credo, insomma, di avere proprietà di linguaggio. Comunque ho fatto un liceo classico, ho studiato, sto studiando giurisprudenza, leggo molto, quindi proprietà di linguaggio spero di averne a sufficienza. Parto io, presa video Giorgia direi assolutamente sì, buona. Sì, viene benissimo, il video viene benissimo. Poi ti dico una cosa, sì. Mi piacciono i profili che abbiamo visto quest'anno di ragazze un pochino più mature, possiamo definire, perché è vero che la televisione è freschezza, ma la televisione è anche un po' di sicurezza di sé, no? Persa, distratta, ma ci sta, perché insomma ci sta, la prima volta. Anch'io, figurati, non so cosa guardavo. Non vorrei vedere la tua prima volta. Lasciamo stare. Prosegue la campagna abbonamenti dell'Udinese per la stagione 2016-2017. Abbiamo cercato di fare una campagna su misura dei nostri tifosi. Partiamo da una buona base. Il primo consiglio è di non dondolare sulla sì. Carlo Ancelotti, che con il suo Bayern Monaco se la vedrà all'Allianz Arena contro il Werder Bremen.
Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Udinese TV. Allora, qui cara Angela, io vedo un salto di 6-7 anni, soprattutto nel non avere, non essere terrorizzati rispetto a delle ragazze che abbiamo visto in passati giorni, qui non c'è del terrore. È abbastanza sicura. Sì, è abbastanza sicura. Cosa le manca secondo te? Secondo me un po' il sorriso le manca, dovrebbe un po' sorridere di più. Certo, la prima volta non è facile, sarà emozionata, avrà anche un po' di paura forse, però forse se riuscisse a sorridere un po' di più, insomma, sarebbe davvero a buon punto nella sua preparazione. Sì, è un'espressione forse troppo seria sempre, no? Esatto, che insomma con notizie belle come quelle sportive forse un sorriso in più ci sta, di sicuro. Concediamole un po' di emozione. Concediamole un po' di emozione. La paura della prima volta e vediamo come va. Bisogna veramente lavorare sul sorriso. Segue la campagna abbonamento dell'Udinese per la stagione 2016-2017. Abbiamo cercato di fare una campagna su misura dei nostri tifosi, ha commentato il presidente Franco Sondaggio. L'abbiamo chiamata Iron League, perché vogliamo ricreare momenti di amore con i nostri tifosi. La famiglia Ponte di tutta l'Udinese Calcio ha proseguito Sondaggio, stanno lavorando per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno, con l'obiettivo di dare sempre più soddisfazioni ai tifosi di Iron League. Siamo ora all'estero. Partirà il 26 agosto la nuova Bundesliga e in campo ad attuare le date ci sarà Carlo Ancelotti, che con il suo Bayern Monaco se la vedrà all'Allianz Arena con il Werder Bremen. L'allenatore italiano è la sua prima esperienza in campo tedesco e sostituire Pep Guardiola rappresenta una sfida affascinante e stimolante per uno come lui, abituato a vincere. Dal calcio passiamo ora alle Olimpiadi. Il 3 agosto, in occasione dell'inaugurazione di Casa Italia per le Olimpiadi di Rio 2016, a cui sarà presente anche il Premier Matteo Renzi, il Cristo Redentore, simbolo di Rio de Janeiro, la statua che si erge sulla cima della montagna di Corcovado, verrà illuminato con il tricolore. Ad annunciarlo il presidente del CONI Giovanni Malagò, durante il suo intervento alla conferenza L'Italia a Rio 2016 tenutasi alla Farnesina. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro TG. Una buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Il giorno dopo la vittoria del Portogallo agli Europei 2016 andiamo a vedere cosa ne pensano gli udinesi di questo successo lusitano. Meritato o non meritato? Andiamo a sentire cosa ne pensano. Cosa ci dice di questa vittoria del Portogallo? Meritata o meno? Partita noiosa, vittoria meritata fino a un certo punto, direi un 50%, poteva vincere chiunque. E cosa ne pensi della vittoria del Portogallo di ieri sera? Diciamo che alla fine si è comportata bene nel momento, si è trovata nel posto giusto nel momento giusto, però comunque non è che abbia meritato la finale, magari le partite prima sì. Quindi non è una vittoria totalmente meritata quella del Portogallo? Diciamo che ha recuperato quella sconfitta nel 2004 contro la Grecia. Ieri sera avrebbe preferito la vittoria della Francia oppure? Portogallo. Sì, è stata un po' sofferta come partita perché insomma, però meglio Portogallo. Cosa ha pensato quando all'uscita di scena di Ronaldo al 25 minuto? Cosa? Ho detto incrociamo le dita e speriamo bene. È una vittoria meritata quella del Portogallo? Ma sì, perché alla fine se si pensava che il Portogallo andasse avanti soltanto con Cristiano Ronaldo, dopo la sua uscita abbiamo visto che comunque la squadra è riuscita nel suo intento. Cosa ne pensa della vittoria del Portogallo? Meritata o meno? Meritava la Francia? Personalmente ne sono contento.
contento. Sì, sì. Quindi non avrebbe preferito una vittoria francese eventualmente? No, direi che è stata una cosa positiva. E cosa ha pensato nel momento in cui Ronaldo si è infortunato? Che aveva avuto un grosso colpo di sfortuna, fermo restando che secondo me se l'Italia batteva la Germania arrivava probabilmente in... Buongiorno. Le rubiamo un attimino. Ha seguito questi europei di calcio? Ha seguito? Non mi interessa. Udinese TV, possiamo farvi delle domande? Un secondo solo. Nonostante la... Il marito scappa. Allora, il marito scappa, facciamo parlare la signora. Nonostante la... Buongiorno, Udinese TV. Avete seguito la finale di calcio ieri sera? Nonostante la 2016, vado. Elena ci ha anticipato, sta già scegliendo il vestito, tra l'altro ne vediamo già qualcuno messo da parte. Qual è il tuo indirizzo di scelta? Allora, a me piacciono per lo più i vestiti dai colori vivaci, eleganti ma sobri, non troppo corti, fini. Che mettano in risalto i miei punti, cioè le parti del corpo che mi piacciono di me, quelle spalle fondamentalmente, il mio fisico un po' sportivo e principalmente fini, quindi eleganti e... Andiamo sul rosso, proviamo il rosso. Aveva puntato sul rosso, poi però dalla roulette è venuto fuori il nero. Come mai? Perché lo trovo più affine ai miei gusti. È semplice, sobrio, quello che dicevo prima. Magari elegante, ma non troppo. Rispecchia la mia personalità e si adatta alla mia figura. Quindi è aggiudicato. Che tipo di abito ha scelto? Questo è un abito in seta di Acne Studio, è apparentemente semplice con un piccolo drappeggio sul davanti, però sul retro, se vuoi girarti, c'è una piccola apertura che fa questo gioco particolare, questa piccola borsa che gli dà movimento. Elena, hai trovato qualcosa su Conte? Ho trovato qualcosa su Conte, notizie sia pre-europei che post-europei. Conte che dichiara che appunto dopo gli europei che sono terminati lascerà la nazionale italiana. Sì. E le notizie invece più recenti ci danno Conte già impegnato con il Chelsea, quindi già in Inghilterra, e dichiara che la squadra che andrà a allenare dovrà essere pronta a sgobbare.